Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale verso la fine di novembre 2020 il decreto del Ministero dell'Economia che fisserà il tasso di rivalutazione provvisorio delle pensioni a partire dal 1 gennaio 2021. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. La perequazione è un meccanismo con cui l'importo degli assegni previdenziali viene adeguato all'aumento del costo della vita tenendo conto dei dati Istat, mantenendo così inalterato il potere di acquisto man mano passano gli anni. Secondo le ultime notizie e ipotesi, il tasso infatti potrebbe essere anche pari a zero e questo vuol dire nessun aumento sugli assegni pensionistici del prossimo anno. Il professor Renzo Boninsegni ha realizzato uno studio per conto della SNALS per fare chiarezza sul tasso di rivalutazione atteso per il 2021. Il tasso sarà ufficializzato solo alla fine di novembre, ma i dati Istat comunicati negli ultimi mesi danno comunque modo di fare alcune ipotesi che non dovrebbero essere lontane dalla realtà. Il professor Boninsegni ha analizzato gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aggiornati al mese di settembre 2020 e ipotizzando per ottobre, novembre e dicembre 2020 lo stesso indice si riesce a calcolare l'aliquota percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno corrente, ma con decorrenza dal 1 gennaio 2021. Dunque, se passiamo ai dati, nel 2019 l'aliquota era pari a 102,6, nel 2020 questa potrebbe essere pari a 102,3. Di conseguenza potrebbe esserci una variazione negativa dell'indice dei prezzi, uno scenario che non è affatto una sorpresa considerando le conseguenze economiche per via della pandemia da coronavirus. Ci troveremmo dunque di fronte a un calo dello 0,30% che comunque non comporterà alcuna riduzione delle pensioni. Se non ci saranno grandi variazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, gli importi delle pensioni resteranno invariati rispetto al 2020. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti!